Benvenuta, bentornata, grazie, Rossella Leo. Angiolini, che grazie. Mi ha premesso con il solito, diciamo così, con il solito umorismo inglese che si capisce, non si capisce, sì, che è indicata black, sì, è incalzata nera, sì, tradotta la lettera. Sì, sì, sì. Allora ti lascio il microfono e mi allontano. Ma per forza, Leo, perché chi non muore di Covid, e ora tanta gente sta morendo di Covid, morirà di fame, perché hanno chiuso praticamente bar, pasticcerie, quindi piano piano chiuderanno anche i negozi. Da zona gialla siamo diventati a zona arancione, sicuramente tra 15 giorni ci vanno a diventare zona rossa, e quindi qui l'economia va a scatafascio. Di chi è la responsabilità di tutto questo? Allora, in primo luogo la responsabilità è del governo, il quale governo, quando a marzo c'è stata la prima ondata di pandemia, il buon Conte ci aveva detto che era tutto a posto e noi eravamo già organizzati, eravamo pronti per l'epidemia, erano talmente tanto pronti che io vi ricordo tutti quei camion dell'esercito con tutte quelle bare dentro che portavano da Bergamo la gente a seppellire o al forno crematorio perché non sapevano più dove mettere i morti, va bene? Da maggio, giugno l'epidemia è diminuita, si è abbastanza fermata. Che hanno fatto? Non hanno fatto niente. Hanno pensato a ordinare i banchi con le rotelle che servono ai ragazzi per giocare all'autoscontro, no? Quando si era piccini si faceva l'autoscontro. Ecco, loro nel corridoio con i banchi a rotelle fanno questo. Non hanno pensato a intensificare i trasporti, per cui la gente è così. A che cosa ci hanno portato? Le terapie intensive sono sempre rimaste le stesse, quindi insufficienti. Cosa hanno fatto? Hanno pensato, ripeto, come ho detto, a banchi a rotelle, al monopattino, a queste cose qui. Siamo governati da una banda di incapaci, dementi, ma che sono pericolosi, perché stanno rovinando l'Italia. Questa è la realtà e io sono veramente molto preoccupata, Leo. C'è solo da aggiungere che quando Rossella ha detto il buon Conte, non era quello da Montefeltro, no, ma era presa di culo. Bravo, del Conte, per il quale il Presidente del Consiglio con la sua pochettina, sì, pensa che gli italiani siano scemi. Ma hai notato, Leo, che gli italiani non sono più scemi perché sono cominciate manifestazioni. La mia impressione è che la suddivisione iniziale in colori fosse per placare gli animi e non dichiarare tutta zona, sì, rossa, perché sì, alla fine ci portano gradatamente, l'ho detto prima, alla zona rossa. Leo, bene. Grazie di essere tornata, grazie, ma soprattutto, Leo, di esistere. Grazie, Leo, la stessa cosa per te.